Just off of the. L'esistenza di un'altra città, denominata Cosa, alternativa a Pestum, sul territorio di Altavilla Silentina e precisamente in località Falagato. È stato questo il tema di un interessante incontro presso l'auditorium di Altavilla Silentina, organizzato da Gerardo Di Verniere, il quale, attraverso delle slide, ha portato a conoscenza della collettività di Altavilla Silentina, di questa sua per certi versi rivoluzionaria ricerca. Il motivo che mi ha spinto a fare questa ricerca è nel fatto che io ho sempre ritenuto il nostro territorio per posizione eh, particolarmente importante e lo ha dimostrato la storia, ma anche l'archeologia nel corso dei secoli. Eh, sul nostro territorio sono state ritrovate asce neolitiche sul nostro territorio esiste il sito archeologico più importante d'Europa di archeologia medievale relativamente al VII secolo d.C., intendo parlare del sito di San Lorenzo. È stato importante anche nel corso della seconda guerra mondiale con la famosa operazione Avalanche che ci ha visti coinvolti nel bene e nel male in prima battuta e stranamente manca la parte più importante della storia, quella relativa al periodo classico greco e romano, pur sapendo per aver ritrovato sul nostro territorio di frequente delle tombe, che comunque qua c'è stato qualcosa. Però io ho pensato sempre che ci fosse stato qualcosa di importante, che per certi versi ci rendeva anche un po' più distanti da Pestum, come va a dimostrare anche il carattere, ma anche il fatto che Altavilla Silendina non appartiene al Cilento, sia per posizione, ma anche per usi, per costumi perenogastronomia, siamo diversi, quindi vuol dire che qua c'era qualcosa di diverso e ripeto, c'è stato dal Neolitico, non poteva mancare nel periodo classico e quindi ho concentrato la mia ricerca su questo periodo partendo da qualche spunto importante. Nelle slide sono partito da un qualcosa da dimostrare, questo qualcosa si chiamava l'esistenza di un'altra città alternativa a Pestum sul nostro territorio città alla quale si è fatto riferimento in vari modi nel corso degli ultimi secoli attribuendo di volta la presenza in questa zona di Carilla, ma è una presenza facilmente eh, confutabile e soprattutto è uscito fuori ultimamente con più forza un altro nome, Cosa. Ecco, il punto di partenza è stato questo, ma esisteva cosa e diciamo alla fine è stato anche il punto di arrivo perché penso di aver prodotto degli argomenti abbastanza importanti che testimoniano la presenza di questo centro sul nostro territorio in particolare nella zona di Falagato. Le slide che presenterò accompagnano questo mio percorso di ricerca che è stato molto complesso e variegato e diciamo interessato molto la mia conoscenza, nel senso che sono un profondo conoscitore del territorio conosco bene il dialetto e questo mi è stato molto utile poi vedrete perché e poi diciamo un'altra cosa che voglio anche lasciare come messaggio ai giovani eh, fare lo studio non in maniera mnemonica ma assimilandolo metabolizzandolo aiuta tanto la cosa che mi ha più incuriosito è, ed è stata anche la più complessa la ricerca dell'etimologia dell dei toponimi sono riuscito a ricostruire Penso 65 toponimi del territorio, praticamente tutti i nomi di contrade o località, per arrivare a capire se fossero recenti o se fossero di matrice classica, greca e latina. E la soddisfazione diciamo, è stata proprio questa, che alla fine ho scoperto che il 25% è di derivazione greca e la restante parte è di derivazione latina, ma soprattutto. Sono una descrizione dettagliata dell'orografia o della produttività del territorio che trova riscontro ancora oggi. Alla presentazione diciamo, ecco, che vuole essere l'anteprima per i miei concittadini perché ho definito eh, sul manifesto che accompagna questa iniziativa cose che ci appartengono perché appartengono a tutti noi e la... sono le nostre radici, quindi non sono le radici mie personali, ma di tutti i cittadini. Quindi è giusto che se ne appropriassero di queste conoscenze prima tutti i cittadini. Dopodiché farò gli opportuni passi, come già ho cominciato a fare del resto, con sovrintendenza e altri organismi importanti di studi storici per far sì che venga anche verificato il mio lavoro in maniera qualitativa, ma soprattutto in maniera competente, in quanto io non sono uno storico e alla fine ho rifatto un percorso storico, non sono un archeologo, perché ho seguito molte volte interventi di archeologia, ma non sono mai andato a scavare. Però alla fine ho fatto queste cose un po' tutte insieme, cioè ho fatto l'archeologo, però a tavolino, ho fatto lo storico, cercando soprattutto però di tener fede alla forma di razionalità eh, formativa che regola il mio modo di essere e di pensare. Onorevole Ettore Rigori, 22 anni fa, grazie ad una sua azione politica, l'apertura dell'ospedale di Roccadaspide che tanto respiro ha dato agli abitanti delle aree interne del Cilento. Oggi a Roccadaspide le sarà conferita la cittadinanza onoraria. Quali sono le sue emozioni in questo giorno? E sono emozioni appunto perché quello che conta per chi fa politica e prova a dare... Risposte ai cittadini, a restituire qualcosa rispetto ai consensi che si sono avuti, e quello di, di verificare se si lasciano o non si lasciano tracce, cioè se il nostro passaggio è stato in qualche modo utile. E da questo punto di vista è un momento di, di soddisfazione, non, non è che si può fingere di essere indifferenti a quello che oggi succede, alla. Cittadinanza onoraria che la città di Rocca d'Aspide mi conferisce. È anche come dire, un momento particolare perché certe cose si possono anche dimenticare, non è che devono essere ricordate per forza. Il fatto che dopo vent'anni, perché l'amministrazione comunale aveva pensato due anni fa a questa cosa che è stata rinviata per le note vicende del covid eh, arriva nel no momento giusto quando tra l'altro io ho deciso di, di chiudere definitivamente con gli impegni politici perché credo che bisogna anche essere capaci di fare questo ma è un momento particolarmente bello e delicato al tempo stesso e quindi io ringrazio l'amministrazione tutta di, di Roccadaspide perché è una cosa che... Che mi inorgoglisce, lo posso dire senza utilizzare altri termini. Siamo con l'oncologa Daniela Comunale, assessore alla sanità del comune di Rocca d'Aspide. Quale occasione migliore del conferimento della cittadinanza onoraria ad Ettore Liguori per ritornare a parlare di sanità di questo territorio? Perché è importante continuare a tutelarla? è fondamentale, fondamentale come per tutte le piccole realtà che però hanno la stessa dignità delle grandi realtà, realtà che non devono essere dimenticate da nessun punto di vista e la presenza qui del senatore Ettore Liguori oltre a eh, onorare la nostra cittadinanza ci deve aiutare a fare un attimo il punto della situazione ed è quale migliore occasione di questa ci può essere per riflettere su tutte le carenze per non essere dimenticati anche dal punto di vista sanitario. Penso alla carenza degli ambulatori che ci sono in questo momento, penso alla carenza di personale del nostro ospedale eh, cittadino, eh, penso alla carenza di screening oncologici, ma non soltanto, per la prevenzione delle patologie di tutti i tipi, così come avvengono a tappeto eh, nel resto della eh, provincia di Salerno. Purtroppo avvengono, ma a, a macchia di leopardo. E questo non deve. Accadere. Non deve accadere perché non dobbiamo essere dimenticati, perché la nostra realtà deve esistere e deve avere, ripeto, la stessa dignità di tutte le altre eh, realtà locali. In questo contesto si inserisce questa azione continua di difesa della sanità territoriale? Assolutamente sì. La nostra amministrazione, ma insieme a tutti i sindaci di tutti i comuni della Valle, continuano imperterriti proprio grazie alla collaborazione di tutti. Tutti gli esponenti diciamo, politici locali insieme alla provincia, insieme alla regione, bisogna in collaborazione con l'ASL non essere dimenticati e penso che questo sia uno dei punti cardine di tutta la lotta e tutto l'impegno politico della nostra zona primario dell'unità operativa complessa di cardiologia, dottor Rotunno noto a tutti anche per il progetto cardiopendi respiro sì. internazionale è un vanto averla qui oggi ma quali sono le sue emozioni nell'essere premiato, riconosciuto oggi dall'amministrazione comunale insieme agli altri dirigenti medici che hanno lasciato la loro professionalità hanno prestato la loro professionalità presso il nosocomio di Roccadaspi sono innanzitutto commosso dall'attenzione che mi è stata rivolta dall'amministrazione a me e ai miei colleghi, sono commosso dal rivedere i miei colleghi, sono commosso dal rivedere Ettore Liguori che poi è stato quello che ci ha consentito di fare tutto quello che abbiamo fatto. Il, il ricordo di questo ospedale, come dicevo nell'altra intervista, il ricordo di questo ospedale è legato all'amicizia all che attraverso il lavoro si è costruita con i miei colleghi in particolare con gli altri colleghi primari, in particolare con qualcuno che non c'è più come il dottore De Vita, il dottore Feola. E poi il rapporto umano con i pazienti che da questo territorio sono venuti nel nostro ospedale. Mi sono sentito voluto bene, in un momento anche particolare della mia vita, e sentirsi voluto bene da tanta gente, da gente che negli occhi ha... I valori veri della vita, l'amore per la natura, il rispetto degli altri, il rispetto del lavoro degli altri, è un'emozione indimenticabile che segna la vita di un uomo, segna la vita di un medico. La mia vicenda umana e professionale rimane legata alle mura di questo ospedale e alle persone che in questo ospedale insieme con me hanno combattuto per aiutare chi aveva bisogno di essere aiutato. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai onestà, cortesia, qualità e convenienza, i punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, il sapore della natura a Matinella di Albanella. PCC di Aquara, un punto di riferimento dal 1978 con 13 filiali in provincia di Salerno. Siamo ad Aquara, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Capaccio Scalo, Eboli, Oliveto Citra, Salerno, Battipaglia, Campagna, Ponte Cagnano, San Gregorio Magno, Felitto e Pellezzano. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa. Da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, dalla tua parte e dalle tue parti. Sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pesti. L'Isis Rent Car ha aperto il nuovo Mobility Store a Capaccio Pestum presso Danicar. Noleggio auto e veicoli commerciali a breve e medio termine con tantissime offerte super flessibili. Prenota ora su www.lisisrent.it La radio dei vostri successi, M.P.A. Radio M.P.A. Tra i nuovi artisti che espongono le loro opere presso la Galleria d'arte moderna di Salerno, anche Carla Campea che è qui con noi, che cosa pensa del suo ingresso presso GAM, Galleria d'arte moderna a Salerno? Eh, che dire, è stata veramente una, una coincidenza eh, fortunosa perché mi sono subito trovata a casa qui in questa galleria, eh, veramente accolta eh, in grande stile da Mirko Mele che è un vero padrone di casa, ha allestito questa, questo spazio dedicato insomma, soprattutto ai miei quadri e in brevissimo tempo dandomi e dedicandomi e diciamo, eh, tante accortezze e tante, eh, tante insomma, cose, cose belle perché eh, c'è stata subito un'affinità, una, una bella cosa ecco, trovare una galleria e un gallerista così preparato e professionale. E infatti sono tante le sue opere esposte qui presso Gamma, come nasce la sua arte? Noi abbiamo appena visto i gioielli ma ci sono appunto tante opere diverse. Sì, infatti ho qui otto opere in esposizione diciamo, permanente con, con la galleria e devo dire che insomma, il successo è stato subito eh, immediato perché eh, anche oggi c'è stato un riscontro molto positivo. Le mie opere nascono diciamo, ecco, da quello che è il mio background, quindi dal gioiello. Sono opere tridimensionali, poi in realtà sono opere scultoree quasi, non è solo pittorica, ma ci sono insomma eh, montate sopra delle materie eh, che la rendono quasi tridimensionale. E, e poi c'è l'incontro tra la pop art e la neon art che rende. Eh, eh, rende quest'arte molto contemporanea. Ho trovato questo riscontro da parte insomma, della gente che mi dice finalmente trovo qualcosa di attuale, contemporaneo e forse questa è la via giusta, ovviamente sempre in evolversi, però diciamo che siamo sulla via giusta per dare e mm, esprimere qualcosa di veramente contemporaneo. Siamo con il maestro Vertone, un'estemporanea di pittura presso la Galleria d'arte moderna di Salerno. Che cosa racconta la sua arte? La mia arte racconta sicuramente dei viaggi, quindi il rapidismo che è un po' la mia tecnica, questa, come potete vedere alle spalle, questa tecnica che ti, ti proietta in un viaggio cromatico ma anche un viaggio di velocità. In realtà il rapidismo... Propone l'esatto opposto, cioè denuncia un po' la rapidità di oggigiorno della nostra civiltà e ci riporta al lento, allo slow. Lei vanta tantissime collaborazioni, raccontiamolo ai nostri spettatori. Va bene, la collaborazione attuale anche qui a Salerno è con la gamma Art e con Arte 5.0 Investimenti di Salerno. Da qui anche un punto di ritrovo per l'arte contemporanea. A Salerno e in Campania, eh, abbiamo portato diciamo, una nuova collezione, una collezione che ha girato, ha avuto anche dei riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Eh, la mia, una delle mie prime esperienze è stata proprio al Carrousel del Louvre a Parigi e poi mi sono mosso su varie biennali e vari premi nazionali e anche internazionali. Mirko Mele, direttore di GAM, Galleria d'arte moderna nel centro di Salerno, oramai gli eventi presso GAM sono talmente consolidati, non si contano più, ne sono stati fatti veramente tanti e anche questa sera è stato un successo. Beh, io definirei questo evento una, un party dell'arte, una festa per i miei artisti con le performance e con i miei collezionisti che devo dire finalmente dopo questa pandemia sono accorsi in massa. Ma ho fatto parlare gli artisti, ho fatto parlare le collaborazioni con Pasquale Crispino, presidente di Arte 5.0, abbiamo fatto vedere un po' le performance di Vertone, eh, dietro di me la nuova arrivata Carla Campea straordinaria e faremo in modo che questi eventi possano essere più frequenti, pandemia permettendolo, diciamo, colgo l'occasione innanzitutto per fare una buona Pasqua a tutti i miei collezionisti, anche quelli che purtroppo non stanno ancora bene. Uh, ai meno fortunati che in questo momento si parla tanto di guerra, noi non lo dobbiamo dimenticare, anzi ci piace essere presenti se lo possiamo fare, e, però devo dire questo, che l'arte a me ha migliorato la vita e la consiglio alle nuove generazioni, tanto è vero che penso che uno dei miei artisti abbia già detto la sua in merito a questo, voglio spendere una piccola parola in merito a un progetto che mi vede uh, ormai da tempo uh, a portarlo avanti, però qua a Salerno sarà la prima volta rispetto alle scorse attività che voi ben sapete, faremo dei gruppi itineranti di artisti da tutta Italia, giovani teenager che verranno a fare formazione qua e questa è una cosa che mi entusiasma e mi dà forza per andare avanti con queste nuove leve. Sesseggiati presso l'agriturismo Spennagalli, i 100 anni di Salvatore Gallo. Primo di dieci figli, Nonno Salvatore ha vissuto una vita fatta di tanti sacrifici. Racconta con grande emozione i tre anni di carabiniere in Umbria durante la seconda guerra mondiale. Una volta congedatosi, il ritorno ad Altavilla, dove fece di tutto, dal commerciante al contadino. Il tutto condito dal matrimonio con Angiolina Gallo, dalla quale ebbe due figli, Antonino ed Emilia. Nonno Salvatore è stato festeggiato da tutta la famiglia, dalla moglie Angiolina dai due figli, dai sei nipoti e dai due pronipoti. Presenti anche tanti parenti, il sindaco di Altavilla-Silentina, Francesco Cembalo, e la locale rappresentanza dell'Associazione Nazionale Carabinieri, presieduta da Luigi Russo. dei primi figli, di dieci figli e all'epoca stavamo a Altavilla, mio padre con mia madre le scuole erano nei, nei Mottolo là. le scuole elementari dopo mio padre ha costruito casa sua in campagna che aveva già la proprietà siamo scesi giù oh, mio padre poi ha sempre fatto il putatore di ulive ma mi ricordo da quando avevo io 6-7 anni, allora dice dopo uscito dalla scuola, viene dalle proprietà dai e caio, di carrozza, lascia erba buona e la capra pascola, io prendevo la capra dopo uscire a scuola, per la portava a mano così, la pascolavo così. Andai alla misura, all'epoca, alla misura, i ragazzi, e fui fatto, non fui fatto riferibile, insomma, mi hanno mandato l'anno prossimo. L'anno prossimo andai e feci la domanda ai carabinieri, e dai carabinieri, feci... corso accelerato a Roma, e dove mi mandarono alle stazioni. Ah, mi mandavano a Deruto in Umbria, in provincia di Perugia. Poi mi voglio concedere, vado a salutare il capitano la sera, per venire in concedo, mi fissa, mi guarda negli occhi e mi dice, Gallo, ma perché vuoi andare in concedo? Ma tu vieni sempre con me. E non so quante ne ho fatte, cosa ho fatto da quando mi sono concedato, non so cosa ho fatto. La prima di sposare mi fece la costruzione che abbiamo testa da mio figlio. Ho lavorato moltissimo. Le base, le fondazioni, chiamavole, le ho scavato io. Avevamo un muro a casa di mio padre e andavamo raccogliendo pietre dappertutto. E noi siamo davvero felicissimi eh, che nostro nonno insomma, abbia raggiunto questa età. Eh, ed è un evento, diciamo, straordinario perché 100 anni sono, sono tanti. E, davvero è una festa per noi meravigliosa. Nonno Salvatore è stato l'esempio uh, di uomo uh, lavoratore, di uomo che uh, si è sacrificato moltissimo per la famiglia uh, e ci ha lasciato un'eredità di, um, di qualsiasi esempio di umiltà. Uh, lui ha sempre messo al primo posto la famiglia e ci ha curato e coccolato come tutti i nonni fanno. E io ne conservo ricordi bellissimi. Durante la mia infanzia, per me, è stato un secondo padre. Sì, infatti, noi abbiamo come socio un, un carabiniere centenario e per noi è un grande onore avere eh, lui come, come carabiniere e superstite della seconda guerra mondiale quindi eh, devo dire che sono, sono veramente orgoglioso come, come neopresidente dell'associazione dell carabinieri di Altavilla Silentina di avere questo, quel, il, il carabiniere Gallo Salvatore alla nostra, eh, lui è, si è iscritto già da circa 20 anni alla nostra associazione in occasione di questa, di questa festa che hanno organizzato la famiglia, eh, noi abbiamo fatto una torta in onore sempre del, del carabiniere Gallo, e in più gli verrà consegnata una, una targa ricordo che è stata fatta a nome dell'Associazione Carabinieri di Altavilla Silentina. Sicuramente per la nostra comunità è un evento eh, diciamo importante anche se c'è più di un centenario ad Altavilla, quindi Altavilla porta bene, Altavilla è, una, è una, una città, è una cittadina longeva E spero che tutti arrivino all'età di Dio Salvatore, perché Dio Salvatore ancora va in bicicletta, ringraziando il Dio, è una persona molto molto attiva e vogliamo che stia sempre bene. Per noi è un onore e un piacere festeggiare un centenario nella nostra comunità.